Cari amici, buongiorno. Siamo nell'area mercatale del comune di Novara, in Viale Dante. Siamo con due operatori, i quali sono molto arrabbiati per quanto riguarda l'andamento del mercato coperto. In definitiva, perché siete esasperati? Siamo esasperati perché il comune, posso dire che ci ha veramente abbandonato, non sta creando iniziative e noi veramente non sappiamo più cosa fare, perché con un mercato così bello essere abbandonati è una cosa veramente brutta, bruttissima per il comune. Il comune nel senso dell'assessore? L'assessore nello specifico ha fatto qualcosa da quando è stata nominata? Parliamo dell'assessore Bianchi al commercio. Ma ancora prima l'assessore Caressa, che aveva tolto i banchi che erano in questo padiglione, che devono frequentare i 6 giorni come aveva previsto la vecchia giunta a fronte dell'investimento fatto, e invece di punto in bianco ci ha tolto i banchi che venivano i 6 giorni, gli ha concesso di venire dislocandoli nell'altro padiglione solo i 3 giorni, e noi ci siamo trovati un mercato dimezzato, con le conseguenze del caso di chi viene gli altri giorni e dice: ma questo non è più un mercato, mancano quasi il 50% degli articoli e la sofferenza è questa. In più, invece di venirci incontro con il canone, pretendono sempre più con urgenza il pagamento di un canone non indifferente, che comincia a gravare sulle nostre tasche perché non c'è più lavoro. E il canone di quanto è? Il canone paghiamo a metro qua, se la cifra precisa non lo so dire, ma un banco come il mio arriva a pagare 2500 euro all'anno. Abbiamo fatto tompola. Io vi preannuncio una cosa: il nuovo assessore, l'assessore Bianchi, per quanto riguarda il commercio a Novara, quando è intervenuta nel programma di Gigi Santoro a Video Novara, ha detto che lei ha intenzione, visto che ultimamente si stanno perdendo le qualifiche, di fare un corso di puncetto per quanto riguarda Novara, perché si sta perdendo la capacità di questo strumento, e pertanto vedeva nella necessità di fare un corso. Non si è adoperata minimamente a tirare fuori delle iniziative per quanto riguarda voi, perché c'era, adesso non mi viene più un nome, c'era una personalità della Confcommercio, mi sembra, che quella persona ha sì le idee. Una delle tante idee che ha avuto è stata quella di controllare quante autovetture ci sono nel parcheggio di Piazza Martiri, per vedere sulle targhe se c'è uno spostamento da una provincia all'altra, per rivalutare la riqualificazione del commercio a Novara. La cosa che volevo chiedervi: il far fronte a mercatini ulteriori, che ultimamente c'è una prolificazione di questo, e io stamattina ho saputo che l'assessore Bianchi non ha fatto nient'altro che programmare per il 2019 14 mercatini, e cosa che aveva fatto peraltro anche Caressa, ma fino all'altro giorno mi diceva il Claudio che voi avevate una difficoltà per quanto riguarda questi mercatini. Sì, è vero, abbiamo una grande difficoltà, perché questi mercatini sono fatti praticamente quasi tutte le domeniche, e quindi una volta in via Turati, una volta in Corso Torino, una volta in via Andrea Costa, e quindi questo ci provoca veramente un grande danno, perché tutte le domeniche abbiamo un mercato. Il lunedì è chiaro che poi il mercato non c'è nulla, ma non solo, ma ne risente anche la fiera comunale di Novara, perché io ho avuto molti clienti che non ci capivano più niente se era la fiera comunale o una comunale, se era un mercatino, perché effettivamente è stato fatto in una maniera selvaggia, senza tener conto del problema non solo del mercato di Novara coperto, ma anche dei mercati rionali, perché comunque è un portare via lavoro a tutti. Ecco. A riguardo del puncetto, mi permetto di dire che mi auguro che sia solo una battuta, perché no. Sfondo una porta aperta, perché con mia moglie un giorno non canonico gli ha proprio detto di fare la calzetta, perché era talmente, c'era il flusso di gente, che gli ha proposto di fare la calzetta. Però peccato che abbiamo fatto un investimento non indifferente, abbiamo dovuto dislocare, mettere a posto delle persone per poter lavorare. Noi siamo qui per cercare di lavorare, non per venire a fare la calzetta o il puncetto. Ieri
I vigili urbani, la polizia municipale ha per la prima volta adottato le nuove disposizioni comunali, pertanto ha fatto un DASPO a un extracomunitario che aveva materiale d'abbigliamento in vendita. L'unica problematica, come dicevo prima a lui, che ok mi fa il DASPO per questo che sta vendendo il materiale e magari non ha neanche la licenza, ma magari puoi prendere questa persona, avere un accordo pacificatore, magari invece di dargli il DASPO gli dai il DASPO per 2 o 3 mesi invece di darglielo per sempre, e la contropartita potrebbe essere stata quella di chiedere da dove proveniva la merce, chi gli forniva la merce, perché bisogna colpire alla fonte questi personaggi. Lei cosa ne pensa? Ma sicuramente è una battaglia persa, perché vanno a prendere il pesce piccolo a fronte di un'industria che fornisce a qualsiasi livello, questo è l'ultimo anello della catena, la concorrenza sleale, perché francamente poi riescono a uscire con delle cose a prezzi stracciati perché non hanno nessun onere, nessuna spesa in più nei nostri confronti. Io parlo, io posso dare un'informazione alla polizia urbana e allo stesso comune di Novara: se magari in borghese si andasse a controllare l'uscita 7 della tangenziale di Milano in località Cormanno, vi accorgereste che c'è un marocchino con un grosso capannone che durante l'arco della settimana fornisce dalle olive sottosale ai tappeti, pertanto un arco di merceologia incredibile, a gente che non ha licenza e che non ha nessuna alternativa da vendere. Lui la licenza per quel capannone però ce l'ha, però a chi vende non ce l'ha. Questa è un'informazione che io do, perché questo è vicino, c'ha il capannone vicino a una concessionaria di automobili che per natura nostra di pubblicità non possiamo nominare. Comunque l'uscita è 7 e la località è Cormanno. Di queste iniziative, di questi capannoni che danno la merce a iosa, non chiedono partita IVA, non fattura, ecco, cosa diciamo, visto che voi dovete fatturare? Noi diciamo che in questo caso dovrebbero veramente intervenire, perché noi quello che facciamo lo fatturiamo tutto e ci paghiamo le tasse. Queste persone non pagano nulla, e quindi è chiaro che loro hanno una vita anche molto più facile a livello proprio finanziario, mentre noi siamo veramente costretti tanti a chiudere in questa situazione qua. All'assessore Bianchi Boroli, volete dire qualche cosa in merito a delle iniziative che a voi potrebbero rendervi un qualcosa in più? Beh, io vorrei dire prima di tutto dovremmo vedere un attimo il canone di questo mercato, perché purtroppo, come diceva il mio collega, abbiamo gravi, grossi problemi nel poter pagare, perché purtroppo non c'è l'afflusso di gente che ci dovrebbe essere per un mercato che è costato 9 milioni di euro. E secondo, vorremmo anche che, come abbiamo già detto, fossero dimezzate tutte queste piccole fiere che vengono fatte dalle varie associazioni che fanno la lotta a chi vuol farne di più, e vorremmo che questo sia veramente, non dico tutto eliminato, ma una bella parte. E poi se il comune ci venisse anche incontro con qualche iniziativa, magari per poterci aiutare a far rinascere questo stupendo mercato, che credo sia tra i migliori. E le iniziative poi, volendo, ci sono, perché c'è l'assessorato alle politiche sociali, che ha un assessorato giovani, che potrebbero fare delle iniziative, non dico il lunedì e il giovedì, ma il sabato, che tra l'altro la gente è a casa, invece di farvi fare un orario dimezzato, farvi fare magari dalle 7 del mattino anche la sera, e fare delle iniziative a carattere folcloristico, cioè un balletto, una dicitura di poesie, cioè la metto lì. Cioè, si può fare di più per attrarre gente. Il problema principale, secondo me, è di nuovo riempire il mercato, perché fin tanto che lo spingiamo e non siamo pronti ad accoglierlo, è un farsi male ulteriore, perché la gente che viene qui, non trovando poi tutta la merceologia a disposizione, non torna più una seconda volta. Allora, prima io direi di riportare il canone va ritoccato, che sennò non ce la facciamo portare avanti un discorso.
riempire il mercato di nuovo, come i banchi, perché era stato fatto con la vecchia amministrazione col principio di dare all'utenza del cliente, all'utenza novarese, i 6 giorni di lavoro, perciò riportarlo il più possibile per fare i 6 giorni di lavoro come merita questa struttura. E poi, in secondo luogo, una volta ristrutturato il mercato come numero di banchi, come operatori commerciali, spingerlo, saremo pronti forse anche noi poi a portare avanti iniziative ulteriori. Però secondo me il primo problema di base è il canone, in secondo luogo è ritornare a riempire il mercato. Visto che le proposte ci sono, voi avete fatto qualche incontro in questi mesi con il nuovo assessore? Credo che l'abbiano fatto i nostri delegati, però risoluzione niente, zero. Tutto come prima, i posti sono vuoti, il comune non fa nulla anche per poter incentivare qualcuno a venire in questo mercato, perché giustamente se manca l'afflusso delle persone è chiaro che nessuno poi vuole venire qua, quindi devono fare veramente qualcosa per risollevare le sorti di questo mercato. Il comune ultimamente, devo dire la verità, ci ha veramente abbandonato completamente. Cari amici, come vedete abbiamo sentito alcune voci nell'area mercatale del mercato coperto di Novara. Io da cittadino posso solo dire all'assessore Bianchi: caro assessore, qui non si tratta di fare il corso di Puncetto, qui si tratta di tirarsi sulle maniche, fare delle ottime iniziative per questi operatori e iniziare, almeno come assessorato, a lavorare più per la povera gente che ci mette la faccia, denuncia e ha la tasca vuota per cause non dipendenti dalla loro volontà. Pertanto, assessore Bianchi, lavora un attimino di più. Ti ringrazio. Nell'area mercatale del comune siamo col signor Camana, Domenico. Domenico, i tuoi problemi per quanto riguarda la tua area specifica merceologica? Per la mia area merceologica specifica, cioè, sono soltanto il costo molto alto del plateatico che dobbiamo pagare al comune di Novara, poi ci sono il problema delle fiere domenicali che il comune continua ad organizzare penalizzando noi, e ci sono tutti i personaggi che arrivano o dall'estero o da fuori provincia, cose varie, nessuno da Novara, e si vede che il comune ha interesse a prendere i soldi da questa gente, pagano meno di noi eppure fanno le domeniche in centro. Abbiamo chiesto anche noi di fare una domenica prima di Natale in centro, ci è stata rifiutata, oppure pagando un salasso per poterla fare. Nei confronti dell'assessore? L'assessore non sa neanche che esiste il mercato. Non è mai venuto il mercato, è venuto una volta a presentarsi, non si è mai più fatto vedere né la nuova e né il vecchio Caressa, perché Caressa è quello che ha incominciato a rovinare il mercato, facendo spostare tutti i posteggi che c'erano, ripassando a 3 giorni l'ultimo padiglione, dando garanzia che l'avrebbe riempito perché lui aveva già tutte le persone da poter mettere dentro e non ha messo dentro nessuno. Poi dopo ha passato tutto in mano al nuovo assessore, che sa neanche che esiste il mercato. A lei basta prendere i soldi delle fiere che organizza fuori e basta. Vuoi dirgli qualcosa al nuovo assessore Bianchi per quanto riguarda la vostra categoria? Spero che l'anno prossimo si ricordi che ha tralasciato di organizzare quest'anno forse 4 domeniche vuote, le ha lasciate. Forse che l'anno prossimo che le organizzi tutte. Sono 54 settimane che organizzi 54 fiere. Ti ringrazio. Sempre area mercatale, Viale Dante Alighieri, siamo col vice sindaco e assessore alle politiche sociali Franco Caressa. Si parlava prima con gli operatori in merito alle penalizzazioni che stanno avendo ultimamente per quanto riguarda i famosi mercatini esterni a quest'area. Loro dicono che si sentono penalizzati perché l'afflusso di clientela non è più come prima. Ci vuoi dire qualcosa? Ma innanzitutto grazie anche per questa intervista, per un semplice motivo: che è vero che si sentono penalizzati per queste forse mercatini esterni, ma devo dire che maggior parte dei presenti, non parlo della zona alimentare, sono quelli che fanno i mercatini esterni,
E quindi credo che, insomma, tutto sommato, dire poi male di ciò che si fa non credo che porti a un risultato positivo. Comunque, per quello che riguarda il periodo che ho passato qui io come assessore al commercio, quindi parlo di un anno e mezzo circa, abbiamo cercato di fare anche una riduzione sui mercatini esterni, dove da quando sono arrivato, e parlo di appunto il 2016, c'era un percorso già attivo, quindi dal 2017 avevo cominciato un percorso di forte riduzione su questi mercatini esterni, e sicuramente l'avrei proseguito per poi quello che riguarda il 2018 e 2019. Ormai sono 6 mesi del 2018 che ho appunto la mansione di assessore al sociale. Credo che la persona che mi ha appunto l'assessore Bianchi abbia proseguito quello che era nel 2018, perché era già programmato, e per il 2019 sicuramente farà un programma suo. Io non credo che sia così necessario il taglio esterno, oppure sì, ma in parte, ma è seguire all'interno della struttura. Credo che essere presenti, credo che ascoltare possa portare molto per dare una soluzione alla struttura. Un taglio delle rette? Io l'avevo già attuato, uno scontistica per un anno, perché ovviamente era quello che permette il regolamento, del 15% sul canone che pagano naturalmente gli esercenti. Avevo già detto, purtroppo poi cambiando idea non ho potuto farlo, avevo già detto loro che l'avrei riproposto anche per l'anno a venire. Credo che la collega ne abbia preso atto e spero che lo possa fare, perché ne hanno bisogno, in quanto è comunque ancora un settore che deve essere continuamente seguito e continuamente stimolato. All'interno della struttura stessa c'è questa forma di comitato che spesso è anche detto un po' diviso, perché comunque è a settori, tra alimentare, tra generi vari e altri settori, credo che debbano essere comunque continuamente seguiti. Hanno bisogno veramente di input, e per input si intende, sì, come dicevamo, magari la diminuzione, quindi percentuale del canone, ma anche creare degli eventi, dare ecco, questo avevamo cominciato un bel lavoro e credo che possa continuare, dare anche loro modo di essere partecipi a questo, perché è ascoltando che si può fare insieme. Poi accontentare tutti, beh, è una bella parola, accontentare tutti, peccato che non ci riesce neanche Babbo Natale. A proposito di Babbo Natale, una lamentela che ci veniva richiesta prima è la problematica del parcheggio sotterraneo. In merito a questo, il parcheggio dove prima parcheggiavano i pullman, visto che è stato ristrutturato, è stato messo in atto tutto, è prevista qualche iniziativa? Allora, stiamo parlando della parte sottostante all'area mercatale attuale, dunque non esiste agibilità, in quanto con le nuove normative, questo l'avevo già visto poco dopo che ero arrivato all'area del commercio, non c'è questa agibilità, che non viene rilasciata salvo dei lavori direi eccezionali, nel senso anche come costi, che sono esattamente pari a cifre spropositate, quindi si parlava di 400-500 mila euro per poterlo fare. Credo che l'amministrazione non lo possa fare, non ha comunque la capacità per sostenere una spesa del genere, anche perché mi permetto di dire che ci sono tante problematiche sulla città che noi stiamo lavorando e stiamo cercando di portare, come dire, una soluzione a queste. Per risolvere i problemi non ci vogliono 5 minuti, noi speriamo di avere almeno 5 anni per mettere a posto i vari problemi generali. È ovvio che anche questo lo è, ed è ovvio che anche questo lo terremo in considerazione, ma non penso che sia fattibile il recupero della parte sottostante. Una scontistica per quanto riguarda i parcheggi delle strisce blu per gli acquirenti del mercato qua di Viale Dante, potrebbe funzionare una scontistica, per esempio la prima ora non paghi? Ma dunque, innanzitutto su questa area e la sottostante c'è una tariffa minima che sono i 50 centesimi all'ora, quindi penso meno non si possa fare. Esiste anche una parte dove c'è il parcheggio di via Marconi, dove appunto c'è il parcheggio interno, che si può accedere ed avere, non ricordo bene se è la prima mezz'ora, che comunque è gratuita proprio per accedere qui. Inoltre qui nell'area intorno, è vero, ci sono tutte aree blu, su questo l'amministrazione sta lavorando e credo che in tempi non così lunghi si possa arrivare a un forte ridimensionamento di questo colore.
facendo sì che appunto si possa poi accedere, magari senza per forza avere, come dicevamo, la scontistica, ma per poter parcheggiare nel parcheggio libero, perché no, a disco orario. Così si può fare la propria spesa, si può entrare, e io dico questa zona come tante altre zone di Novara, l'amministrazione sta lavorando, dateci i tempi, perché purtroppo c'è un contratto in essere che è vincolante, e stiamo, come dicevo, lavorando perché si possa arrivare a questo. Dall'area mercatale di Viale Dante per il momento è tutto, e alla prossima.